E salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Metal Detector di Sotterra l'Underground. Siamo partiti un sì, no, volevo mi matti, guardate, cornia, perché interrompi il momento magico? Era bello così, avevamo un incipit pazzesco, intenibili. Legatelo, legatelo, quel ragazzo ha troppa energia. Sì, parleremo di musica, guarda caso, anche oggi abbiamo ospite Pensa un qui po'. una bellissima band Sì. che non vediamo l'ora di presentarvi, ma lasciamo prima spazio alla scheda di Titania. Me la godo! Oggi siamo assieme ai Mela, band toscana alternative metal attiva dal 2013. Nel 2015 la prima demo e nel 2018 il primo disco della band, Hess, anticipato dal videoclip Night with Spirit. Nel 2019 il singolo Falling Kids dà un'impronta diversa al nuovo materiale, mentre nel 2023 attendiamo il loro ultimo lavoro, PAC Part 1, a voi in studio, i Mela. Eccoli là. Ma voglio dire, quante altre trasmissioni hanno una sigla con Jack Miller e Tigers of Pantang che dice Metal Detector? È Poco e incredibile. nulla, poche Eh ragazzi. sì. È Come siamo internazionali, penso. incredibile, sì. Benvenuti, ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Siete tantissimi, siete troppissimi Siete in quella tantissimi. camera. Eravamo ancora di più, quindi Perché voi siete già stati i nostri ospiti qualche anno fa, qui a Metal Detector. Sì, esattamente, già 3 anni E fa. non vi è bastata, quindi insomma. Di solito si impara dagli errori del passato, ma nel vostro caso, insomma, ripetita La Juventus. volta scorsa, se non sbaglio, in studio trovarono la nostra Eleonora e la nostra Tania. Poi c'è stato uno swap sessuale, come vedete, e Sì, è sì, sì. andata così. No, è che insomma, tutti questi rimescolamenti praticamente, insomma, adesso sono le donne, hanno messo tutte a lavorare, a produrre, insomma, dei quattrini per la trasmissione. Quindi le facce di cui dovete accontentare sono le nostre, Sì, perché noi ci volevano, non so, veramente a fare quei lavori umili insomma, niente, non, e quindi ho detto, vabbè, a questo punto andiamo a lavorare noi che possiamo, voi fate le domande, divertitevi, che tanto insomma, siete scemi, avete l'accompagnamento, insomma, questi piccoli aiuti sì, che vengono dall'esterno. Allora, ragazzi, entriamo subito in topic, ma insomma, io so che qui gioca in casa Barducci, quindi no, non cedo più il che passo. altro notavo che comunque dalla volta scorsa che siete stati ospiti sono cambiate un po' di cosine, anche voi siete cambiati, Sì, letteralmente. io sono nuovo, qui non c'era ancora. Sì, per me è la mia prima volta. Sì, c'era il vecchio, tra l'altro non c'era il bassista, è lui, che non vedeva appunto i lavorativi l'ultima volta, e c'erano ex batterista, ex secondo cantante. Ma era impegnato perché so che gira film porno, era impegnato insomma sul set, giusto? Mi hanno detto bene, cioè. No, perché grossi calibri, sai, insomma, ho capito. È un lavoro impegnativo, ti prende alla 100%. Sì, Questa è grandi fine, produzioni di molto, zona, molto certo. Va bene, ok, io proviamo a l'ho stare un po'. conosciuto così, facendogli portaborracci su set porno, ma batterista. Sì, insomma, la solita vecchia storia, come cantavano in Motley Crue. Ok, ragazzi, allora, insomma, so che state lavorando del nuovo materiale, ma ovviamente facciamo finta non siete già stati da noi, quindi chi vuole un po' introdurre la band, il sound, chi vuole descriverla a beneficio di chi ci sta guardando, insomma. Vai, perché io? Sì, se non tutte le volte io vai. Allora, vabbè. Noi siamo appunto Mela, nome nato dall'acronimo, iniziale dei nostri vecchi nomi superiori, vabbè, se uscivamo dai superiori, quindi ci può stare. E Ma quindi, negli forse, forse questa cosa era già stata raccontata 3 anni fa. sì, infatti, Sì, e siamo ritrovati nel 2013 appunto con un progetto di scuola dell'autogestione. E quindi abbiamo detto proviamo e abbiamo suonato in questo localetto di zona. E diciamo così, per scherzo, per gioco. Poi, dopo diciamo passare un paio d'anni, abbiamo detto vabbè, dai, facciamo le cose seriamente. Quando è entrato il bassista Mattia, perché prima c'era un altro bassista, e quindi abbiamo detto vabbè, dai, proviamo a fare cose seriamente. Iniziamo a registrare qualcosa, iniziamo a fare qualche pezzo, e ora siamo. Tutti i cambi di, Sì, diciamo, gli uccelli praticamente originali siamo io e sì, abbiamo fatto una pubblicazione nel 2018 di Yes, ora stiamo promuovendo il nostro nuovo disco che si chiama Pacu, parte 1, Sì.
che ci sarà una seconda parte. Ok, quindi è un concept album, diciamo? Esatto. Mm-hmm. Volete, potete dirci, o preferite aspettare, raccontarci un po' di cosa? Tanto tutto spoilerato. No, allora, infatti, tipo, noi tre, quando siamo stati da voi, abbiamo presentato Falling Kids, che è stato il nostro primissimo singolo di questo nuovo album, che è anche il brano che ha dato l'input per creare tutto questo concept. Perché praticamente si era spiegato che... in questo link che io avevo fatto, che fa parte del brano, insomma, e si era deciso di associare a questi bambini, creature, insomma, come le vogliamo chiamare, che nel nostro immaginario vengono trattati come dei problemi, insomma, robe nostre personali, e cerchiamo di raccontarle in chiave diversa, ecco, molto un po' surreale. Sì, sì. Ok, quindi dall'incubo, dove c'erano appunto dei bambini, siamo giunti alla costruzione dei personaggi che si muovono all'interno del vostro concept. Esatto. Ho capito. Ma io, senti, sono curiosissimo. So che salto un po' di polo in frasca, ma io vorrei guardare e ascoltare subito, insomma, il video e poi lo commentiamo. Sì, sì, perché vorrei dare subito una prima impressione ai nostri amici che ci seguono, insomma, del sound della band, perché ovviamente, partendo dal presupposto che hanno capito, appunto, si tratta di incubi, quindi si trattano di incubi messi in musica, io voglio subito fargli sentire che cos'è, voglio sentire anch'io e poi ne parliamo insieme. Abbiamo regia? Maca.
porca puttana. E me ne fotto se sto dicendo le parolacce. Ragazzi, allora, io ho l'abitudine un po' da manfana, preferisco, quando non conosco la band prima di fare un'intervista, scoprirla così. Cioè, andare, iniziare l'intervista, guardarmi il video, perché mi piace l'impressione a pelle. Spaccate il culo, ma proprio tanto. E io spero, veramente, spero che tutto il disco sia cantato in spagnolo. Perlomeno, fate perlomeno una versione totalmente in spagnolo, perché... Ah, una versione alternativa. Sì, sì, vabbè, si faceva, l'ha fatta anche David Lee Roth, no? Penso un po' che manco lo sapeva lo spagnolo, infatti con un accento pessimo, però comunque piace. No, è veramente fantastico, a parte con quanto sta tirando in questo momento in Centro e Sud America il genere, cioè dovreste veramente puntare a manetta, ma funziona tutto, cioè la canzone spacca, il riff spacca, la tua voce veramente trita tutto. No, ragazzi, sono rimasto basito. Grazie, grazie mille, grazie davvero. Fantastica sta cosa, sì, è un pezzo davvero forte. A caso, sì, infatti la canzone è in spagnolo perché io sono sudamericano. Sì, 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 certo, questo cioè, ce l'eravamo immaginati, eccetera. Cioè, anche perché cioè, Sano dice: ah, non c'ha una pronuncia vagamente accettabile. Cazzo, insomma, si sente se madrelingua. No, ragazzi, veramente ve lo dico che sul serio, ora al di là, cioè, bisognerebbe interrompere la trasmissione, perché appunto sto facendo delle cose neanche sto troppo schiumando, professionali. Ma veramente ripensate, incidete tutto così e mandatelo a manetta, perché è qualcosa di clamoroso, veramente fresco, potente. C'è questa omissione di culture molto bella. Cioè, è anche un po' una hit estiva, se vogliamo. Certo, sì, volendo, sì. Che male. Dai, ragazzi, continuate su questa linea, perché veramente distruggete tutto. Certo, al posto del solito reggaeton inizieranno a passare mela, perché no? Molto facciamo meglio. Fare un bel remix, è un upgrade, cioè, sì, sì, piano piano li facciamo salire, così li conquistiamo uno ad uno, così li catturiamo piano piano. Oh, ok, ragazzi, bene, adesso c'è molto più chiaro, insomma, qual è il concept, qual è il vostro sound e quant'altro. Altra tradizione alla vecchia di Metal Detector, ma ci piace. Ci avete mandato delle immagini, varie immagini, però le dovete commentare voi, perché è più figo, più spontaneo. Quindi siete in tanti, decidete un po' se tra voi il porno attore vi accompagna al basso, chi commenta le varie foto. Attenti a non sovrapporci, perché insomma diventa antipatico, ma quando vuole il regista, go! Sovrapporsi di porno. Pensiamo bene, è andata bene, è la nostra parte migliore, dove non ci siamo. Esatto. Allora, queste sono praticamente le immagini dei... Allora, sono tre immagini dei nostri singoli, gli ultimi tre singoli che abbiamo rilasciato, e l'immagine del nostro album. Proviamo Borgs, secondo singolo uscito, Oshke, il primo singolo, Paku, che è il nostro album, e Maka, che è il singolo che abbiamo ascoltato ora. Quindi, tra l'altro, vorrei salutare Leonardo, che ha fatto un bellissimo lavoro con queste copertine. Anche qui comunque sì, abbiamo cercato di sono animate e tutto, perché cerchiamo di rimanere fedeli sempre al concept che c'è dietro, no? Quindi abbiamo cercato di curare anche questi dettagli qui riguardo le immagini, le copertine, le magliette che stiamo facendo ora. Quindi è tutto molto, è una roba un po' pignola, molto ambiziosa e stressante. Però questi sono proprio dei personaggi che avete creato con una loro storia. Sì, esattamente. Infatti Borgs sarebbe il bambino specchio, Oshve è la bambina sirena, Maka è il bambino radice. Sono creature con sembianze diverse, ecco, e sono collegati tra di loro, perché nei testi poi dopo andremo a ritrovare i vari collegamenti. La coda, ad esempio, in Borgs. Sì, infatti qua, per esempio, qua si vede già un collegamento diretto, a parte, vabbè, i colori sono molto simili, però il collegamento tra Borgs e Osho che si vede subito, perché c'è anche la coda della sirena, infatti anche la testa dei Borgs si fa questa cosa qui, c'è il colore, insomma, è tutto molto dettagliato, diciamo. Ok, quindi avete provato animazioni che saranno utilizzate per lyric video o anche proiettate mentre suonate come sfondo per aiutare meglio a comprendere il testo? Per adesso le animazioni sono utilizzate per i canva, quelli di Spotify. Poi intanto molto probabilmente si andranno anche a implementare per proiezioni durante live,
ed è una cosa che sì, se ne stava lavorando, proprio ragionando, ci mancano solo i soldi. Giusto, appunto. Come al 99,9% periodico dei musicisti del pianeta. Mannaggia. Quante ne avremo da raccontare anche su band che fanno dischi da anni, 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 e pensiamo, cioè, tutti noi penseremo, ah, guarda, queste sono le rockstar. Certo, sono le rockstar per importanza artistica, però poi magari senza devono sbarcare il lunario come tutti noi. Sì. Devi fare lo stesso la stagione. Allora, queste invece sono le immagini di un concorso che abbiamo fatto tanto tempo fa, in cui questi ragazzi che disegnavano, insomma, noi abbiamo fatto una richiesta, una sorta di contest, per inserire queste immagini all'interno dell'album che andremo a stampare poi. E queste sono le immagini che hanno vinto questo contest, ecco, che ci hanno... ci sono piaciute parecchio, e infatti qua per esempio c'è una ragazza che ha fatto quella scultura, insomma una sorta di quadro scultura riferito a Maca. Accanto c'è anche subito dopo c'è Buio, che è quello giusto, e sopra c'è sempre Maca, che però ci piaceva tantissimo, quindi l'abbiamo lasciata. Osho della Siena e Borgs. Scusa, Giolo, bellissimo, quel disegno lì, tra l'altro, super, super bello, a vederlo dal vivo è spettacolare. Quindi, diciamo, la selezione l'avete fatta voi, personalmente, insomma, avete deciso, bella, cioè, questa cosa avete fatto è molto figa, complimenti per l'azione di marketing, perché è bello, così coinvolgete un bel po' di gente. Ok, figo. Qui avete tutti la stessa faccia. diciamo non so neanche chi erano, non so mai vera se erano in questo periodo sarà stato forse il 2014, quindi eravamo noi tre di sicuro, e sì, ogni tanto ci garba cazzeggiare, ecco, in questo modo qui. Una di quelle poche volte che è andato in discoteca. Sì, no, io ho questa cosa qui dell'occhialino e un po' di censura, insomma, un po' da braccio di ferro, e quindi diventa un po' un meme che nel modo è sempre così, automaticamente. Aiuto, braccio di ferro! Borat, questa è direttamente dal set, immagino, insomma, con le porno parodie. Sì. L'ho conosciuto così, mettevi i pezzelli dentro, portavo l'acqua che era molto distrutto. Sì, lo vedo, infatti la faccia è sbattuta letteralmente. Ok, questa è dal vivo, deduco. No, ma che Rocking Forte c'è Simone là dietro. Sono io. Lo dico, mi si vede male, perché tra piatti che sono altri 1,20 m non mi si vede. Foro Boario. 4 di Bono, non me lo ricordo. Recentemente. Sì, esatto. Sì, è stata una serata interessante. Una foto seria. Questa è seria. Abbiamo rischiato, si può dire che abbiamo rischiato la vita. Mio figlio poteva morire. Diciamo che c'è così. Forse preferiamo non saperlo. Si è trovato un posto, diciamo, scivolini dei bambini qui, ragazzi. Ci prendiamo bambini. Proviamo a fare. Deduco che poi, insomma, sia finita malissimo, perché vi siete messi a fare delle foto, insomma, con questi sguardi aggressivi in un parco giochi per bambini. Qualcuno avrà chiamato, immagino, la protezione animale. Era stata, cioè un po' si rischia. Sì, esatto. Stesso set. Tra l'altro, bravissimo Diego. Sì, salutiamo Diego. Che è il fotografo, immagino. Esatto. Sì. Ce l'ha fatta lui. Qui eravamo al GOB. Il locale qua a Viareggio, super figo. Sì, non so se conoscete Guns of Vicchio. Questo è Behind the Scenes. Allora, avete visto... c'è la terza media, grazie mille per il culo. Allora, questo è come siamo, diciamo, riusciti a fare, a mettere il cantante appeso a testa in giù nel video. Ok. Infatti. Questa ruota qua con lui che ci diceva... Ruota. Oddio, vieni! Sì, faceva, diciamo che mi è venuto in mente questa cosa di appendermi questa in giù, però non era così
a dirsi sembrava bello, poi sembrava facile soprattutto, poi è stato impegnativo, molto fa molto 25 aprile eravamo con Simone Paolo Capovilla, troppi capelli per essere e Paolo Capovilla, una giornata bellissima che si è organizzata qua a Viareggio al Corsale, esatto. E qui vabbè, dopo l'esibizione di Capovilla, che secondo me è il king dell'hardcore, perché è una scena rockstar, super figa, quindi è stato molto molto figo, molto gente, lui era sudatissimo, insomma, preso anche molto bene, abbiamo approfittato per fare questa cosa. Ok, ma ragazzi, scusate se corriamo un po', ma il tempo è tiranno, adesso è giunto il momento che temevate probabilmente, la domanda brutta. Vi verrà fatta una domanda brutta, c'è un video, ve lo proiettiamo, e decidete chi risponde e via, andiamo così. Prego, regia. Ehi là, studio! Seguitemi un secondino in questo ragionamento. Maramao, perché sei morto? Pane e vin non ti mancava. L'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Quindi, questa canzoncina parla della misteriosa dipartita di un gatto di nome Maramao, che improvvisamente muore per cause non chiare, perché aveva tutto, aveva l'insalata nell'orto, c'aveva il pane e il vino, e se lo beveva pure, mi sa. Un gattino che beve vino, mangia pane e insalata, potrebbe morire, così. E forse per questo che Maramao ci ha lasciati? Oppure dietro c'è un mistero più grande, come spesso succede nei migliori gialli che si vedono alla televisione, altrimenti durerebbero 5 minuti, troverebbero subito la colpa. Che ne è stato del povero Maramao? Era difficile. Chiamo un attimo l'Interpol. Non puoi chiamare l'aiuto da casa, insomma, è vietato, dovete rispondere così, a braccio. Che sarà successo a Maramao? È morto per un male al fegato. Quindi beveva? Beveva. Cirrosi. Cirrosi. Al terzo stadio. Come le vere rockstar di una volta, insomma. Sì, una rockstar di quelle vere. Quindi se n'è andato da eroe. Se n'è andato da eroe. Gli hanno dato anche una bella incredibile. L'abbiamo visto la serata nei centri sociali. Facciamo serata con noi. Ah, ecco. Vedi quante cose nascono, insomma, così su ganci così idioti, ma dovete perdonarlo, insomma, la sua terapista gli ha consigliato di fare. Chiamate l'Interpol. Allora, ragazzi, siamo quasi addirittura all'arrivo, per cui viene dopo chiedervi cosa ci dobbiamo aspettare, sta per uscire il disco, insomma, ci avete detto, nei prossimi mesi ci saranno live, avete già fissato qualcosa? Sì, allora, il disco è già uscito da poco. La prima parte? Sì, esatto, sì, la prima parte. La seconda parte, invece, dobbiamo ancora finire di scriverlo, registrarlo e fare tutto. Ma comunque il fatto che sia diviso in due parti, c'è una scelta creativa dietro precisa? Mancanza di idee. Sì, no. Cazzo, ragazzi, tagliate qualcuno, tagli! Stai zitto! No, praticamente, allora, era stato suggerito dal nostro produttore, ci aveva detto che effettivamente l'idea di fare un disco, siccome la ormai nessuno carica i dischi, nessuno compra i dischi. Adesso è la verità, faccio un EP. Quindi due EP, certo, vanno a comprare. Vi ha suggerito bene, in effetti, con la soglia d'attenzione media che c'è oggigiorno, però, insomma, chi ascolta ancora la nostra musica dovrebbe aver piacere ascoltare le canzoni per intero e quindi anche il disco. Ma capisco la scelta, anche a livello promozionale, così avete, insomma, sempre delle cose nuove da tirar fuori nei prossimi mesi. Anche i singoli, le canzoni, che sono... ci stare un po' dietro. Ok, bene, ragazzi, allora, avete un saluto per chi ci segue, per chi vi segue, prima di chiudere e salutarvi? 10.000 ascolti.
No, praticamente no, vabbè, vogliamo salutare tutti quelli che ci seguono, sì, a chi ci sta dietro, a Sara che fa le maglie, a Diego che ci fa le foto, a Tommaso che Daniele, fa video, Daniele, esatto, le persone che ci hanno supportato e sopportato soprattutto, perché non è che siamo rompiamo abbastanza le noi sigle. Siamo come amici miei, sì, esatto, sì. Poi dietro c'è anche un bello staff dietro, sì. Sottopagati anche loro come noi, non so. Vabbè. Ok ragazzi, bene, allora grazie mille, vi aspettiamo la prossima puntata, vi ringraziamo per il vostro tempo e rock and roll. Grazie mille, ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao.